Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Finalmente Abussi sul Tirino, dopo 14 anni dalla scoperta delle discariche, entro fine mese partirà la bonifica dell'area Tremonti. E invece, per quanto riguarda le discariche 2A e 2B, Antonio Blasioli torna a scagliarsi contro il progetto della Decdeme, che nel 2018 ha vinto una gara giudicata legittima dalle sentenze del TAR d'Abruzzo e del Consiglio di Stato. Il servizio. Abussi sul Tirino, entro fine mese partirà la bonifica dell'area Tremonti. Questa fu la prima discarica ad essere sequestrata dai forestali nel lontano 2007 e dopo un lungo braccio di ferro tra Ministero ed Edison, che spingeva per il tombamento, nel 2018 è stato approvato il progetto che prevede la rimozione totale dei rifiuti per circa 110.000 metri cubi e ad occuparsene sarà proprio la multinazionale francese. Tutt'altra storia invece per le discariche 2A e 2B, rispettivamente di 12.000 e 8.000 metri quadri, dove la bonifica è ancora al palo. Edison infatti rifiutava la responsabilità su questi terreni, che sono stati ceduti prima a Solvay e poi al comune di Bussi. Su chi debba eseguire la bonifica, il ministero ha fatto il gioco delle tre carte. Nel 2011 ha indetto la gara d'appalto, i cui lavori sarebbero stati risarciti da Edison una volta accertate le responsabilità, confermate dalla Cassazione a inizio novembre di quest'anno. La gara è stata vinta dalla ditta belga Decdeme, con un progetto depositato nel 2016 che dovrà essere completamente risarcito da Edison in base al principio chi inquina paga. La legittimità della gara è stata difesa dallo stesso ministero in un ricorso contro la Toto Holding, che anch'essa si proponeva per la bonifica. Poi nel 2020 il ministero, prima misteriosamente dirottato i quasi 50 milioni per il sito di interesse nazionale al Dicastero dell'Economia, per poi farli tornare indietro a quello dell'ambiente. Poi ha annullato la gara vinta dalla Decdeme, rispolverando per giunta quegli stessi argomenti sostenuti da Toto. Il TAR d'Abruzzo e il Consiglio di Stato hanno però dichiarato illegittimo l'annullamento della gara assegnata alla ditta belga, la quale per lo stop al progetto aveva chiesto risarcimenti milionari. Antonio Blasioli, consigliere regionale PD e ultimo presidente della commissione d'inchiesta regionale, non si arrende e chiede con ostinazione, dopo un iter di diversi anni, di ricominciare da capo con un progetto di Edison. Noi oggi avanziamo tutta una serie di dubbi perché sosteniamo che il progetto Decdeme potrebbe, sottolineiamo, potrebbe non passare il vaglio di un organismo di valutazione, potrebbe passarlo con molto molto ritardo, potrebbe richiedere ulteriori fondi a carico degli abruzzesi e della Regione Abruzzo in base a un accordo di programma stipulato con il Ministero e soprattutto con certezza lascerebbe fuori le aree ex Iprite e Fosgene. La domanda quindi è questa: perché su Tremonti agisce il soggetto inquinatore e invece sulle 2L 2B si fa con fondi pubblici e con una società esterna? Chiediamo al Presidente Marsiglio di aprire un'interlocuzione con il Ministero per valutare se c'è ancora una possibilità di portare avanti la bonifica a carico di Edison. Blasioli è però smentito dallo stesso ministero, così strenuamente difeso negli ultimi 2 anni. Rispondendo a un'interrogazione del deputato di Fratelli d'Italia, Alessio Butti, la sottosegretaria alla transizione ecologica, Ilaria Fontana, ha dichiarato che ora si sta procedendo con adempimenti burocratici sul progetto della Decdeme e che la consegna dei lavori è prevista per il 1 agosto 2022. E ora la cronaca: donna trovata con dello stupefacente in casa, protagonista una trentenne da tempo residente a Pescara, trovata in possesso dalla polizia a Pescara nella sua abitazione di 188 grammi di hashish. All'interno dell'alloggio è stato trovato anche il figlio di 4 anni della donna, che è stata tratta in arresto per detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine poi specificano che la donna godeva del reddito di cittadinanza. Il giudice ha disposto la segnalazione agli uffici dell'INPS per la revoca del sussidio, essendo la stessa arrestata della fragranza di reato ed avendo perso quindi i requisiti per godere di tale beneficio.
Il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto commenta i risultati resi noti da Legambiente, che legge Teramo miglior capoluogo di provincia del centro-sud Italia per qualità della vita, ma il grande risultato ottenuto è al terzo posto a livello nazionale per la raccolta dei rifiuti urbani. Tania Bonici Castelli. Legambiente elegge Teramo il capoluogo con il miglior ecosistema urbano dell'Abruzzo, ma non solo. Teramo è la prima città del centro-sud Italia dopo Matera ed è la terza a livello nazionale per la raccolta differenziata dei rifiuti. In totale Teramo si posiziona tra i primi 20 capoluoghi di provincia italiani per qualità della vita. Orgoglioso il sindaco Gian Guido D'Alberto, che parla di resilienza, competitività e ripartenza. Devo ringraziare assolutamente tutti per il senso del rispetto, di attaccamento alla realtà urbana, alle realtà urbane del nostro territorio, che ci consentono oggi di dare una lettura che vede Teramo come prima città in Abruzzo sotto il profilo della qualità della vita, prima realtà urbana, Teramo città capoluogo di provincia, quindi territorio provinciale, prima in Abruzzo, prima città del centro-sud, dato assolutamente importante, a parte Matera, insomma, che ha avuto ovviamente in questi anni l'onore di essere capitale italiana della cultura, e soprattutto l'unica realtà abruzzese che si trova nella fascia 2, cioè una fascia che comunque dà una buona risposta sulla qualità della vita. Dobbiamo però, ecco, insomma, cercare di spingere tutti affinché ci sia un miglioramento. Purtroppo altre realtà abruzzesi, insomma, fanno registrare una situazione diversa, ma dobbiamo insieme crescere anche attraverso politiche regionali che puntino molto sulla qualità della vita delle città. Anche questo messaggio è importante istituzionale. Ma che cos'è che ha fatto veramente la differenza? Ma sicuramente uno dei temi su cui si è cresciuto molto è quello relativo ad esempio alla raccolta dei rifiuti, insomma è un dato che poi abbiamo visto anche con l'aumento della differenziata, che ci ha portato ad essere nella top 10 italiana per l'ecosistema urbano. E sicuramente sotto l'aspetto ambientale è il dato che più degli altri ha fatto registrare un incremento, ma anche sotto altri profili c'è stata una capacità di resistenza, di resilienza nella qualità della vita, nonostante appunto le calamità che abbiamo vissuto, le ricostruzioni e soprattutto l'emergenza pandemica. Guardiamo al futuro però con una spinta maggiore, con fiducia e speranza e con la consapevolezza di essere una realtà competitiva che nulla ha da invidiare ad altri. Tutti bei numeri per Teramo, dunque fissati dal rapporto Ecosistema Urbano 2021 di Legambiente. Peccato per il calo demografico, che però ha interessato l'intero Abruzzo. In 9 anni c'è stato un decremento della popolazione di 42.000 persone. È come se un intero paese fosse scomparso. La politica. Arturo Scopino, sindaco di Monte Lapiano, piccolo centro montano della provincia di Chieti, scopre le carte ed ufficializza la candidatura a presidente della provincia di Chieti con una sua lista nelle votazioni del prossimo 18 dicembre, avendo raccolto le sottoscrizioni utili a sostegno del suo nome. La candidatura di Arturo Scopino a presidente della provincia, si legge nella nota, vuole rappresentare una continuazione del progetto del centro-sinistra condivisione di intenti delle due anime suddette, ma stavolta a ruoli invertiti, dando cioè la possibilità ad un piccolo comune di eleggere il presidente della provincia di Chieti. Scopino, a sostegno della propria candidatura, ha già raccolto anche le adesioni di candidati a consiglieri provinciali di area centrosinistra e di liste civiche all'interno della sua lista denominata Chieti Provincia Verde, che si auspica possa essere affiancata da altre liste del centrosinistra e del mondo civico. È venerdì 26 novembre, in occasione del Black Friday, Confesercenti Pescara chiede al Comune di predisporre parcheggi gratuiti nel centro commerciale naturale. Paolo Renzetti. Abbiamo chiesto al Comune, al nostro assessore, di poterci dare i parcheggi gratis e siamo contentissimi perché si accenderanno anche le luci di Natale, quindi i cittadini potranno passeggiare e vedere queste luci carinissime che stanno già montando e in più troveranno gli sconti nelle nostre attività. E stavamo anche chiedendo un'altra cortesia, che è quella di prolungare al sabato, perché abbiamo notato in questi anni che il venerdì la cittadinanza si riversa nei centri commerciali soprattutto per gli acquisti elettronici.
o oggetti per casalinghi, elettrodomestici, e invece il sabato poi hanno sempre fatto gli acquisti nei negozi di vicinanza del centro per l'abbigliamento. Si avvicina il Natale, mancano 40 giorni alle festività natalizie, quali sono, Marina Dolci, le prospettive per il Natale a Pescara? Allora, io spero, mi auguro di avere una prospettiva rosea, siamo sempre sotto periodo post-Covid, si cominciano a sentire un po' di scuole che chiudono, di virus che continua ad aumentare, quindi mi raccomando, vacciniamoci anche per la terza dose e in questo modo allontaniamo la brutta ipotesi di dover richiudere le attività, quindi vi aspettiamo sempre per i regali, se potete anticipare, anticipiamo e vi aspettiamo già nelle nostre attività. In regione il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha attribuito questa mattina un riconoscimento all'associazione sportiva Uniti nello Sport, Giuliano Visini, per il suo impegno nel sociale. Vediamo. Il gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia, presieduto da Guerino Testa, ha consegnato questa mattina a Pescara un riconoscimento istituzionale all'associazione ASD Uguali nello Sport Giuliano Visini per l'alto valore sportivo e socioculturale delle attività che svolge sin dal lontano 2003. La cultura dell'integrazione delle persone diversamente abili attraverso lo sport è per l'associazione sia la ragion d'essere di tutta la sua programmazione, ma è anche la prova provata dei grandi risultati che si possono raggiungere sia in termini di processo sistemico nella società che di traguardi sportivi di rilievo. Binomio vincente, fondamentale, testato e certificato in tutti questi anni dall'associazione che oggi premiamo, che dal 2003 opera in maniera straordinaria sul territorio provinciale, utilizzando lo strumento dello sport come strumento strategico per l'integrazione. Come dice il dottor Visini, non parliamo di ragazzi diversamente abili, ma parliamo di ragazzi speciali che hanno conseguito risultati ed encomi importanti nel mondo dello sport e sono d'esempio non per tutti i ragazzi. È fondamentale la sinergia non solo per il sociale ma anche per altri comparti ed è anche importante secondo me dare riconoscimenti ad associazioni che fanno un lavoro certosino sul territorio 365 giorni all'anno, spendendo energie fisiche, economiche e finanziarie, ed è giusto che la politica si occupi di loro, dia risalto alle loro attività, ai loro riconoscimenti, proprio perché questi riconoscimenti sono da stimolo per tutti i ragazzi e quindi per noi oggi è una giornata importante e di queste ne faremo ancora tante, perché fortunatamente Pescara e l'Abruzzo è ricca di associazioni come queste. Una grande soddisfazione perché da 20 anni che stiamo operando e oggi il giusto riconoscimento, ma non per me ma per tutti i ragazzi, la società, i genitori e quant'altro, insomma, anche lo staff tecnico. E noi oltre allo sport facciamo anche altre cose, è sempre sul sociale, i ragazzi sono andati a fare la vendemmia, quindi noi prendiamo lo sport come un momento di svago, di socializzazione, anche un modo per avere più autonomia. Oggi c'è una rappresentanza qui in regione di questi ragazzi, la disabilità deve essere anche un valore. Sì, per noi è un valore, anzi noi non consideriamo la disabilità come parola, consideriamo ragazzi speciali che possono fare tutto dando a loro i tempi giusti. E ora un'ampia pagina di sport per raccontarvi il weekend del calcio. Partiamo dalla Serie C, sono stati i due bomber Ferrari e Bernardotto a firmare le reti del pareggio nel derby dell'Adriatico fra Pescara e Teramo, che da oggi però inizieranno a pensare alle prossime sfide, quella col Pontedera e con l'Olbia. Ascoltiamo i due attaccanti nell'immediato dopogara. Certo, no, certo, dicevo più che altro per il senso della partita come stava andando, che mancavano penso 5 minuti e potevamo portare via questi tre punti che tanto ci mancavano e Diego, ci dispiace perché come dice lei sta andando così, un brutto momento e niente, noi siamo i primi che vogliamo andare a tirarci fuori subito. Certo, come dico, bisogna concludere quelle occasioni che abbiamo, oggi abbiamo creato poco, parlo anch'io personalmente, quindi come le dico ora, purtroppo oggi non ci è andata male, abbiamo creato poco e niente, poi
ti capitano questi episodi che per non fare il raddoppio, come dice lei, ti può capitare un pareggio così. Te lo dico io che sono ultra della mia squadra, quindi sono non più quando succedono queste cose, lo sento come loro. Dico, la squadra la vedo che lavora e ci stiamo mettendo sul pezzo e non riusciamo, come si è visto oggi, che purtroppo ti capita una roba che anche non hai fatto una buona partita ma stai portando via a casa 3 punti. Diciamo che ringraziamo per quello che stanno facendo. Come ho detto prima, dopo un paio di partite ho visto stadi vuoti o gente che non ci segue e qua è tutto il contrario, quindi di quello siamo più che contenti. Ci metteremo di più e faremo arrivare questi 3 punti il più in fretta possibile. Sì, è arrivato un gol importantissimo, sono contento sia per me perché lo volevo da tanto e sia per la squadra perché come si era messa la partita abbiamo ottenuto un punto importantissimo contro comunque una squadra forte e quindi, come ho detto, sono molto felice e spero di dare una continuità. Siamo stati molto bravi in questo perché comunque nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, nel secondo però siamo rimasti in partita e non ci siamo abbassati, anzi ci siamo alzati, abbiamo alzato il pressing come poi il mister ci aveva chiesto e siamo riusciti a trovare un pareggio importante. Ma è una gioia perché comunque come un attaccante, poi come sono io, quando non arriva il gol non è facile, però con il lavoro senza mai mollare sono riuscito finalmente a trovarlo e adesso con equilibrio devo trovare la continuità giusta e sono molto contento. Serie D con un gol nel finale di Alonzi, la Vastese batte per 1-0 la San Benedettese e si regala la prima gioia stagionale tra le mura amiche. Per la formazione di D'Addario, 3 punti preziosi in vista del proseguo del campionato. Con una rete di Alonzi al 93esimo, la Vastese batte la San Benedettese e conquista 3 punti di platino per iniziare la risalita in classifica. Una vittoria pesantissima che sa di liberazione per gli abruzzesi dopo 90 minuti sofferti, ma che hanno premiato alla fine la formazione più propositiva. Porte chiuse all'Aragona per i lavori di adeguamento nell'impianto aragonese. Marchigiani pericolosi al terzo con la punizione di Ferretti e il colpo di testa di Svarups che salta in area più alto di tutti, trovando però la traversa della porta di Dirienzo. Al 6° minuto Alessandro cade a terra in area marchigiana con Maccarini che lascia però proseguire con ampi gesti. Meglio nella prima fase di partita gli ospiti che fanno più possesso palla, anche se le emozioni latitano fino al 26esimo quando Monza per la Vastese sugli sviluppi di un corner colpisce di testa mandando la palla di pochissimo sopra la traversa. Ma le due squadre con il trascorrere dei minuti continuano quasi ad annullarsi con Dirienzo e Knoflach mai chiamati ad interventi degni di nota. Si arriva così al 46esimo senza sussulti, con lo 0-0 logica conseguenza di quanto visto in campo. Nella ripresa avvio di partita senza sussulti, bisogna così attendere 19 minuti per il primo acuto con le noci per i padroni di casa che dai 20 metri prende la mira mandando la sfera sopra la traversa. Gara che si gioca sulla falsariga del primo tempo con poche emozioni. Al 25esimo c'è una mischia furibonda in area marchigiana risolta dagli ospiti in angolo. Meglio in questo secondo tempo i padroni di casa, più propositivi rispetto ai rossoblù che al 32esimo si vedono però pericolosamente con una conclusione a giro di Lisi e con la palla che termina però a lato. Al 34esimo ancora Vastese con la punizione di Agnello e la palla in area con Alessandro che in scivolata a pochi metri dalla linea di porta mette il pallone sopra la traversa. Finale di gara convulso con l'espulsione di Fulvio D'Addario, tecnico di casa, al 90esimo per proteste e la rete vittoria di Alonzi per la Vastese al 93esimo che fa esplodere la gioia biancorossa per un successo che potrebbe rappresentare la svolta della stagione. 3 punti di platino per i biancorossi in vista della gara di domenica prossima in casa del Pineto. Per la San Benedettese e crisi nera. 3 gol tutti nella ripresa e primi 3 punti in campionato per il Nereto che supera nello scontro salvezza l'Aurora Alto Casertano. In settimana nuovi arrivi per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Roberta Di Sante. Prima vittoria stagionale per il Nereto che regola con un netto 3-0 l'Aurora Alto Casertano, una vittoria pesantissima che arriva al termine di una settimana di rivoluzione in casa vibratiana nel corso della quale ben 11 calciatori hanno svestito la casacca rossoblù e altri 6 sono approdati alla corte del presidente Bartolini, uno dei quali Sant'Angelo, subito in campo dal primo minuto nell'11 titolare scelto da Bitetto che deve rinunciare all'infortunato Pedalino. Nell'Aurora Alto Casertano invece
squalificati il centrocampista Amabile e il tecnico Campana. In panchina siede Sant'Angelo. In apertura il Nereto si fa subito pericoloso con un lampo di Cipriani che dopo appena un minuto insidia la porta di Kuzmanovic, ma il rasoterra termina di poco a lato. Al 12esimo l'Aurora Alto Casertano perde Mancino, rimasto a terra dopo uno scontro in mischia. Il numero 10 Campano non ce la fa ed è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Al suo posto entra Illuminato. Azione rocambolesca al minuto 20 con il Nereto che prova a complicarsi la vita da solo, ma per fortuna degli abruzzesi Chiacchio viene fermato in posizione di offside. È comunque la formazione di casa a fare la partita e a sfiorare il vantaggio al 28esimo quando Brunozzi serve Salvatori. La respinta e il nuovo tentativo che costringe Kuzmanovic a rifugiarsi in corner. Quindi il Nereto ci prova anche dalla distanza con Ristoschi, ma la conclusione termina al lato e si perde sul fondo. In avvio di ripresa prende fiducia la formazione ospite che si scuote al rientro dagli spogliatoi e nel giro di due minuti sfiora per due volte il vantaggio. Al quarto Tia dalla destra serve in area Chiacchio che fallisce incredibilmente un rigore in movimento. Quindi ancora Tia in becca Monteleone che di testa spedisce di poco alto sulla traversa. Ma il Nereto non ci sta e la reazione dei padroni di casa è veemente con i locali che al 12esimo sbloccano la contesa in ripartenza. Azione sulla destra di Cipriani che prende il tempo agli avversari e mette in mezzo il velo di Ristoschi e Boito che tutto solo deve solo depositare la sfera in fondo al sacco. Insistono i locali che guadagnano un buon calcio di punizione al 14esimo. De Falco mira all'incrocio ma Kuzmanovic si supera e dice no. La rete del raddoppio è però nell'aria e arriva al 20esimo. Ancora una volta grazie alla rapidità di Cipriani che sulla destra fa il bello e cattivo tempo. Si fa sorprendere la difesa campana, azione fotocopia e colpo di testa vincente di Nardini che fa 2-0. Al 31esimo break degli ospiti che provano a recuperare le sorti del match con un tentativo in semirovesciata del neo entrato del Vecchio con la sfera che termina a lato, ma al 39esimo il Nereto spegne le residue speranze campane mettendo a segno la rete del KO. Punizione dalla sinistra, Kuzmanovic non trattiene e Ristoschi in versione attaccante d'area di rigore appoggia in rete il gol del definitivo 3-0. In pieno recupero c'è gloria anche per Diglio che al 46esimo in tuffo nega ai campani anche la gioia del gol della bandiera. Al triplice fischio può gioire il Nereto che conquista la prima meritata vittoria in campionato davanti al pubblico di casa contro un diretto avversario e si scrolla di dosso i fantasmi del recente passato. Sconfitta pesantissima per i campani che restano da soli all'ultimo posto della graduatoria. Si arrende invece alla nuova capolista Trastevere il Castelnuovo che sotto di due gol per gran parte della ripresa non riesce a mantenere il momentaneo pari siglato da Ripa. Ora la mente degli uomini di Guido Di Fabio è già proiettata alla sfida di domenica prossima a Notaresco. Al comunale di Castelnuovo passa il Trastevere. I capitolini, nonostante la doppia superiorità numerica, riescono a superare l'ostacolo nero-verde solo nel finale con una rete del neoentrato Bai che regala ai suoi la vetta solitaria della classifica. Guido Di Fabio concede un turno di riposo a San Severino per dar spazio all'ex Tancredi. In avanti a comporre il tridente sulla tre quarti c'è Foglia in luogo di Morelli. Mister Mazza dalla sua conferma per 9 undicesimi la formazione che ha sconfitto a domicilio il Fiuggi con la penna e Ilaria a sostituire Laurenzi e Squerzanti. Gara subito godibile con le due squadre che si affrontano dal primo minuto a viso aperto. A farsi vedere verso la porta avversaria sono subito i padroni di casa. Sterzata di Degidio sulla sinistra che serve all'indietro Ripa, la conclusione respinta con i pugni da Semprini, poi sbroglia la difesa. Gli ospiti però alla prima occasione passano a condurre. Caparbio Corsetti a contendere la sfera Pulsoni. L'assist all'indietro trova in Sannipoli il più veloce ad avventarsi sulla sfera che attraversa una selva di gambe e si infila alle spalle di Grace. Il Castelnuovo accusa il colpo ma protesta al 39esimo per un atterramento in area di rigore di Foglia. Per il direttore di gara Tomasi Di Lecce si può proseguire. Il finale di partita è di totale marca nero-verde. Emili in verticale verso Ripa che anticipa l'uscita di Semprini ma la sfera finisce sul fondo.
gestione dei cartellini da rivedere da parte del direttore di gara che al 45esimo spedisce anzitempo sotto la doccia Marianeschi, reo di aver colpito a volto un avversario, e la seconda espulsione stagionale per il centrocampista. Ma nel momento di maggior difficoltà il Castelnuovo pareggia i conti. Pallone profondo di Alfieri che trova Terrenzio, salito per l'occasione dalle retrovie. Il tiro del capitano trova la deviazione vincente sotto porta di Ripa, che con il vero senso del gol infila l'incolpevole Semprini. Quinto gol in campionato per il giocatore in maglia numero 9. Nella ripresa di Fabio Abbassafoglia sulla linea dei centrocampisti e lascia De Giglio fare il pendolo per dare una mano a Ripa. Ed è proprio l'esterno nero-verde ad avere sui piedi il pallone del vantaggio, ma il tiro dalla distanza viene messo in corner dal portiere. Dalla bandierina, azione insistita dei locali, sfera che giunge in aria, ma Ripa da pochissimi passi di testa non riesce ad inquadrare lo specchio. I laziali scendono di intensità nella ripresa, ma si rendono pericolosissimi a metà frazione. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Tarantino sparisce dai sistemi radar della difesa nero-verde e colpisce indisturbato verso la porta, ma deve fare i conti con l'intervento di Grace superlativo. Due giri di lancette e Castelnuovo che addirittura resta in 9 con la doppia ammonizione rimediata da Ripa, reo di aver detto qualche parolina di troppo al direttore di gara. Si fa durissima per i padroni di casa che si vedono superare anche nel punteggio al 40esimo. Dagli sviluppi di un fallo laterale, disattenzione difensiva della difesa che perde il neo entrato Bai, bravissimo a girare di prima intenzione verso la porta e battere Grace che deve capitolare per la seconda volta. Festeggiano ora i Granata che vedono premiati i loro sforzi. Il Castelnuovo però non vuole cedere il passo e hanno nei piedi di Bolo l'occasione per pareggiare l'incontro, ma il calcio di punizione dal limite fa solo la barba al palo. Sarebbe stato un super gol per l'italo-argentino. Al triplice fischio finale fanno festa solo i laziali, che ora guidano il girone F di Serie D, mentre il Castelnuovo deve subito archiviare questa sconfitta e preparare la sfida di domenica prossima contro il Notaresco. Dopo aver trovato il gol in apertura con Minnozzi, il Pineto subisce la rimonta del Porto d'Ascoli e conferma il trend negativo delle gare in trasferta. Il servizio. Il Porto d'Ascoli conquista una vittoria importantissima in rimonta contro un Pineto molto forte che avrebbe meritato di uscire dal campo con un risultato positivo. I biancocelesti sorpassano proprio gli abruzzesi in classifica e si assestano al terzo posto. Inizio a ritmi elevati con il Pineto che fa vedere subito di che pasta è fatto e al quarto va in vantaggio. Baldinini crossa dalla destra trovando al centro dell'area l'ex Minnozzi che inzucca superando Testa. Gli abruzzesi sulla spinta del gol vanno anche vicino al raddoppio. Non sono trascorsi neanche 60 secondi quando Milincleri sfonda sulla destra e tira in diagonale, ma il pallone sfila sul fondo. Il Porto d'Ascoli non sta certo a guardare e all'ottavo trova il pari. Punizione dai 25 metri di Napolano, Mercorelli vola deviando sul palo e sul pallone vagante si avventa Sensi che mette dentro dall'area piccola. Al quarto d'ora si rivede il Pineto che va vicino al nuovo vantaggio. Lo scatenato Baldinini mette un altro cross per la testa di Pepe che prova un D'Andrea Testa superlativo a deviare in angolo. I ritmi si abbassano e si arriva al 32esimo quando Cardella appoggia per Minnozzi che calcia le prime intenzioni, ma Testa è attento e respinge. Due minuti dopo ci prova Napolano su punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore, ma colpisce solo l'esterno della rete. Prima del duplice fischio, un'occasione per parte. Prima è Barlafante a impegnare Testa, poi su Napolano Mercorelli è attento. Nella ripresa, al secondo, conclusione secca di Cardella, col pallone che sfila di poco sul fondo. Al settimo, il Porto d'Ascoli mette la freccia, Verdesi fugge lungo l'auto di destra e crossa, dove Petricci, con un perentorio colpo di testa, mette la palla all'incrocio dei pali, rendendo vano il volo di Mercorelli. La gara diventa spigolosa, con gli uomini di Ciampelli che si difendono bene. Si arriva al 26esimo quando Minnozzi inzucca, ma Testa è ancora pronto a mettere in angolo. Gli ultimi minuti vedono la spinta del Pineto sempre più intensa. Al 44esimo Testa conferma che questa è proprio la sua giornata, respingendo da campione su Cardella. Al triplice fischio è festa Porto d'Ascoli, con una classifica che diventa sempre più bella e con un Pineto che esce dal campo con l'ennesimo rammarico di questo inizio di stagione. Era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.